sarà intitolato alla memoria di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso 8 anni fa nella sua pollica il porto di Acciaroli. L'intitolazione, autorizzata già nel 2013, è stata posticipata a conclusione dei lavori del porto, che è stata una delle priorità del lavoro di amministratore di Angelo Vassallo. Il 5 settembre alle 20 dopo la messa verrà scoperta la targa con due precisi obiettivi: da un lato ricordare la figura di Angelo Vassallo, il suo lavoro, il suo impegno per il territorio, ma anche e soprattutto ribadire che bisogna continuare a cercare la verità e scoprire chi l'ha ucciso e perché. Anno cerchiamo di ricordare la scomparsa di Angelo, ma soprattutto la necessità di continuare a cercare la verità. Il 5 settembre di ogni anno continuiamo a lavorare affinché tutti ricordino il lavoro che ha fatto Angelo e soprattutto che è necessario scoprire i colpevoli. Quest'anno lo facciamo in modo particolare riconoscendo il grande lavoro che Angelo ha fatto per il porto di Acciaroli e dandogli finalmente il nome Porto Angelo Vassallo. Il comune era stato autorizzato già nel 2013, però abbiamo preferito completare la quasi totalità dei lavori e adesso il 5 settembre verso sera, intorno alle 20 dopo la Santa Messa, apporremo la targa con la quale celebriamo e intitoliamo il porto ad Angelo Vassallo. Le indagini, come ricordava lei, ancora non hanno individuato il colpevole. Il sindaco Pisani però può dirsi soddisfatto del bilancio suo amministrativo, nel senso che i sogni che aveva in qualche modo delineato Angelo Vassallo per il futuro di questo centro sono stati in gran parte realizzati. Sì, ma dobbiamo continuare a lavorare, insomma, le idee devono evolversi. Abbiamo fatto un lavoro insieme con Angelo, abbiamo cercato di continuare e completare quello che avevamo iniziato insieme, poi adesso stiamo cominciando altre cose che vanno sempre nella direzione di avere a disposizione un territorio splendido e che va valorizzato e vissuto nel migliore dei modi.